Perché Mia Martini? Mia Martini in realtà nasce come Adriana Rita Bertè, in arte Mia Martini. Voi avete sentito un po' di cose nell'introduzione che abbiamo fatto. Poi magari durante il corso della serata vi parlerò un po' di lei. Sarebbe stato bello se avessi portato un libro, magari avremmo dato giusto qualche piccolissima lettura per capire l'importanza di questa straordinaria donna. È un po' come da noi, no? Cosa avviene da noi? Ah, ma quello lì, quella lì, quell'altro, quello. Poi alla fine arriviamo in un punto di non ritorno e tutti ci sentiamo dire: ma era una brava persona. E quindi dobbiamo aspettare di dare gloria ad una delle più grandi interpreti mondiali, oserei dire, perché le collaborazioni di Mia Martini, oltre ad essere italiana, ha avuto praticamente collaborazioni con tutto il mondo, con i più grandi, Ray Charles, Aretha Franklin, tantissimi, adesso Aznavour impazziva per Mia Martini. Poi arriviamo nella sua terra, nella terra di Calabria, e dico, qui le cose non mi tornano. Arriviamo in Puglia, nel nord barese, a partire da Bari, Barletta, Biceglie, Corato, Trani, Ruvo e quant'altro c'è. Mia Martini viene in qualche modo attraverso noi, attraverso me, perché ci metto il mio cuore. Non si può, Mia Martini non si può cantare. Mia Martini, o la senti qui, non ci fai niente, ragazzi. Detto questo, prima di proseguire, voglio, va bene, ci vedo un po'. Immaginate se avessi fatto l'intervento all'occhio, con un occhio non avrei visto proprio, già con due ci vedo poco. E che dobbiamo fare? Allora, voglio ringraziare, poi lo farò ancora dopo, il comune di Ruvo di Puglia, nelle persone del sindaco professor Pasquale Chieco, l'assessore alla cultura dottoressa Monica Filograno, consigliere comunale ingegner Mario Immarella, comandante dei carabinieri, il comandante della polizia municipale, la famiglia Vincenzo Cardalora, tutte le forze dell'ordine, e poi voglio ringraziare la protezione civile, servizio emergenza, radio. Ma voglio fare un ringraziamento particolare alla signora Anna Rita, che devo dire con grande dedizione mi ha messo a disposizione anche il suo cuore. Grazie, grazie a tutti. Sorrido.
sia un po' sicuro. Della napoletanità di Mia Martini con Murolo, Gragnaniello e tanti tanti altri artisti. Mia Martini è stata un interprete non solo delle sue canzoni, ne abbiamo tante, tra cui Ivano Fossati, l'autore Mimmo Cavallo, di cui io sono fortemente amica, abbiamo fatto anche un concerto insieme al Castello Musceto, un concerto bellissimo, 2500 persone, una cosa straordinaria. Ma interpretava anche tanti brani, un po' come Mina, no? Mina ha fatto anche tanti album di artisti che comunque non erano sue canzoni. Straordinaria, così come è stata straordinaria Mia Martini a voler interpretare tanti brani. Ha fatto anche omaggio ad un nostro conterraneo, a Mimmo Modugno. Non so se lo sapete, ma hanno fatto i francobolli, hanno fatto un francobollo per Domenico Modugno e hanno fatto un francobollo per Mia Martini. Sono bellissimi e noi partiamo adesso da qui, da queste collaborazioni con Murolo.